Il 2020 è stato un anno particolare, un anno che ci ha reso fratelli nel dolore. In psicologia si dice che ogni crisi può essere un punto di partenza per riconoscersi. Allo stesso modo, questa terribile pandemia può permetterci di riscoprirci come individui, come famiglie, come società. Perché il cambiamento può partire da ognuno di noi e potremmo approfittare di questo orologio fermo per guardare dietro di noi e lasciarci ispirare dal passato. Questo è l'obiettivo dell'Ora del Tè, un format composto da interviste esclusive a grandi personaggi della cultura, perché le grandi storie ci insegnano a camminare. E per la prima puntata ho l'onore di annunciare il giornalista, nonché ideatore di Dore C'ha Culpa, Vincenzo Mollica, che ci parlerà del maestro Federico Fellini. La prima domanda che vorrei farle è: come vi siete conosciuti lei e il maestro Federico Fellini? Guarda, ci siamo conosciuti mentre io lavoravo in una televisione privata che si chiamava Telamiata, che operava vicino a Chianciano Montepulciano. Lui veniva sempre a Chianciano a passare le acque, era il 1978. Io chiesi di fare un'intervista con lui, lui accettò, e la prima intervista la facemmo diciamo dopo che lui aveva pranzato con Gigi Proietti e Giulietta Masina, che era stata professoressa di teatro per un corso che aveva fatto Proietti. E Proietti aveva doppiato nel 76 il Casanova. Come no, il Casanova di Fellini? Era stato doppiato. Aveva fatto anche un provino, mi raccontò Gigi, che poi Fellini non scelse Donald Sutherland. E Proietti ci rimase anche male. E, però poi quando lo chiamò, diciamo, mi raccontò Gigi appunto, lo chiamò Fellini, che era un serpente incantatore, lo chiamava Proietti. Allora lui accettò di fare il doppiaggio di Sutherland e fece un lavoro splendido. Ma in quell'occasione, finito quel pranzo, io dovevo fare l'intervista, la mia prima intervista con Fellini, e lui mi presentò Proietti Federico. Mentre lo salutava e mentre Gigi andava via, mi disse: ma guarda che bella faccia da cavallo che ha Proietti. E così, quando l'ho raccontato a Gigi, si è fatto una grande risata e mi disse: si vede che con quella faccia da cavallo ho fatto un po' di strada anch'io. Carino, molto simpatico. Era da poco uscito un libro dal titolo Contro Fellini, libro che peraltro lei portò da leggere al maestro Federico Fellini in occasione della sua prima intervista. Ecco, la mia domanda è: quale fu la reazione del maestro alla lettura del libro? Solo Charlie Chaplin e Federico Fellini fino a quell'anno avevano avuto un libro scritto contro, proprio un libro dedicato contro loro. Io mi sono seduto e ho detto: ma non ho visto, maestro, che è uscito questo volume? Lui lo guardò. Dice: aspetta, fammi dare un'occhiata. Guardò, compulsò le pagine con una velocità, dove stare, dopo un quarto d'ora me l'ha ridato. E va bene, non è successo niente, allora possiamo cominciare l'intervista. E cominciamo a parlare, poi io, sapendo la sua passione per i fumetti, cominciamo a parlare di fumetto, e sulla, diciamo, sulla passione comune del fumetto poi è nata la nostra amicizia.
Charlie Chaplin è un punto di riferimento per la cinematografia, in particolare per il maestro Federico Fellini, il quale disse in un'intervista che Il Circo, film del 1928 di Charlie Chaplin, fosse uno dei più bei film mai realizzati. Ma c'è una frase che lega questi due giganti del cinema, una frase che Charlie Chaplin indirizzò nei confronti di Giulietta Masina, moglie del regista Federico Fellini. Può parlarcene? Beh, è stato per Federico Fellini e Giulietta Masina, questo è stato il complimento più bello che hanno ricevuto nella loro vita. Lo consideravano ancora addirittura più importante dell'Oscar, perché Charlie Chaplin disse, in un'occasione di un incontro che avevano avuto insieme, che aveva finalmente trovato Charlot in gonnella, che era un complimento straordinario per Gelsomina della Strada. Ecco, del resto Charlie Chaplin era un punto di riferimento fondamentale per Fellini, perché ha sempre detto che Luci della città era un film che lui amava infinitamente, come amava Luci dalla ribalta, come amava tutti i grandi film di Charlot, perché lui diceva che i grandi comici, e Charlot nel cinema è stato il patriarca, diciamo, dei grandi comici della storia del cinema, erano benefattori dell'umanità. E considerava Charlie Chaplin, proprio dopo tutta la sua cinematografia, un benefattore dell'umanità. E se ti posso dire la mia, a me ci sono stati due grandi punti cardinali nella storia del cinema. Il primo è Charlie Chaplin, che è stato quello che ha messo le basi, le radici a quell'arte cinematografica. Il secondo è Federico Fellini, che ha fatto una grande rivoluzione, ha cambiato il modo di raccontare. Nella storia del cinema, ha cambiato un modo proprio, un modo tutto originale di raccontare le storie nel mondo del cinema. Abbiamo parlato nel capitolo precedente di Federico Fellini e Charlie Chaplin come di due maestri del cinema mondiale. Secondo me c'è un altro autore che merita di diritto di sedersi al tavolo dei più grandi, ed è l'autore svedese Ingmar Bergman. Ecco, io so che lei assistette all'incontro tra Ingmar Bergman e Federico Fellini al Festival di Venezia del 1983. Ci può raccontare di questo splendido incontro? Beh, quell'anno Fellini presentava La nave va e Ingmar Bergman presentava Fanny Alexander. E loro si sono incontrati perché Bergman ha detto: io voglio presentare il film lì perché posso incontrare Federico Fellini. E praticamente la stessa cosa disse Fellini in quell'occasione. E si sono incontrati in una saletta di proiezione. Non fu un incontro lungo, ma fu un incontro di due persone che si stimavano molto, insomma, ecco, c'era molta ammirazione da parte di Federico nei confronti di Bergman e ovviamente di Bergman nei confronti di Federico. Ognuno aveva visto dall'altro tutti i film, ma insomma si sentiva un profondo rispetto, una profonda stima e una grande simpatia. Furono altre occasioni di rincontrare il regista Ingmar Bergman. Quando Alieu Fo prese il premio Nobel per la letteratura, perché quando fece la Lectio Magistralis, che tra l'altro fece a fumetti, nel senso che disegnò questa lezione in una cinquantina di tavole, poi come un grande
narratore, come un cantore di strada, raccontò la sua poesia, la sua idea sul fumetto, sulla letteratura e sul teatro che si fa letteratura. Ad assistere a questa lezione magistrale c'era Ingmar Bergman, e lo vidi salire, e lui ovviamente non si è fatto intervistare perché chiaramente guida la telecamera, mi fece un sorriso e andò su all'oggione a vedere la cosa. Però non incontrò Dario Fo, perché quando lo disse a Dario, mi dicevo, ma vi siete incontrati? Mi disse no, guarda, non c'è una cosa, mi dispiace molto perché l'avevo conosciuto volentieri. Durante l'incontro alla Cineteca di Bologna, lei fece un appello di rivedere i film del maestro Federico Fellini sotto lo sguardo di un cinema pittorico. Ecco, quando si parla di cinema pittorico, che cosa intendiamo? Dunque, una volta chiesi a Fellini, perché Fellini nel suo studio di Corso d'Italia aveva una stanza dove lavorava e dove riceveva le persone, i suoi collaboratori, e a fianco c'era un'altra stanza dove lui teneva una libreria con tutti i libri che erano stati scritti su di lui. Ora dovete pensare che su Charlie Chaplin e su Fellini sono i due registi cinematografici che su cui è stato scritto di più al mondo. Già nel 1962 è uscito un libro solo di bibliografia, uscì a New York e poi io l'ho trovato a Los Angeles, questo libro che ho fatto vedere a Fellini, che ovviamente me l'ha sequestrato perché non lo conosceva, solo di bibliografia, solo con tutti i libri che erano usciti su Fellini nel 62, quindi parliamo di, era appena uscita La dolce vita, circolava la dolce vita a 60, quindi diciamo siamo lì vicini. E l'altro era Charlie Chaplin, su cui è stato scritto di più, ma c'era questa libreria piena di libri scritti su di lui. E io dico, ma Federico, ma dimmi una cosa, ma di tutti i libri che sono stati scritti su di te, qual è quello che tu ritieni il saggio critico più importante? Ed era un saggio critico che parlava del cinema di Federico Fellini come un cinema pittorico. Quindi per lui la cosa più importante, infatti se tu andavi nello studio di Fellini, c'erano tanti libri d'arte con lui, con cui lui misurava, diciamo, le sue inquadrature. Se tu vedevi lavorare Fellini, non vedevi lavorare un regista cinematografico ordinario, vedevi guardare un signore che pensava proprio all'inquadratura come un pittore può pensare ad un quadro. E se tu guardi sotto questa prospettiva i film di Federico Fellini come una sequenza di quadri, capisci che il cinema pittorico di Fellini aveva una traccia particolare, cioè tu un'inquadratura di Fellini la riconosci come si poteva riconoscere un'inquadratura di Picasso o cose di questo genere, insomma, ecco, per dire un altro pittore che Fellini amava moltissimo. Una volta lei chiese al maestro Federico Fellini quale dei tanti libri su di lui pubblicati fosse quello che lui conservava nel cuore. Oggi io chiedo a lei quale dei tanti film realizzati dal maestro Federico Fellini è quello che lei conserva nel cuore. Ma devo dire, sai, fai una domanda molto difficile perché sono tutti i film che uno porta nel cuore, però se ti devo dire, quello più importante per me è stato La strada, perché quando ho visto La strada quello ti cambia proprio i connotati connotati sentimentali, ti fa capire il cuore dell'avventura umana, ti fa capire il senso di una vita che vale la pena di essere vissuta, ti fa capire tantissime cose, ti fa capire che cos'è la poesia che si fa al cinema, la pittura che si fa al cinema, la letteratura che si fa al cinema. Fellini poteva essere, se avesse voluto fare lo scrittore, il pittore, il poeta, poteva farlo tranquillamente, scelse di fare il cinema. Uso la parola fare il cinema, che rispecchia il suo titolo del suo libro più bello, che si chiama Fare un film.
che consiglio a tutti di leggere, con l'introduzione di Italo Calvino, pubblicato da Einaudi. In quel libro c'è tutto Federico Fellini, come nella strada c'è tutto Fellini. Il diario di Jim Astorna è il film più famoso mai realizzato. Ci può raccontare qualcosa su questo film che vide la propria luce solo su fumetto? Guarda, io ti posso raccontare questo. Negli ultimi 4 anni Federico Fellini non ha fatto un film, ha girato 3 spot e ha fatto 2 fumetti. Perché io insistevo che combinasse qualche cosa, insomma, voglio dire. Dato che era nata una rivista che si chiamava Il Grifo, dove lui aveva collaborato, quindi gli avevamo cementato la nostra amicizia, lui aveva pubblicato i suoi sogni su quella rivista di fumetti che io facevo, e per 11 numeri, a un certo punto decise di fare un fumetto con un autore di fumetti che lui amava moltissimo, che era Milo Manara, e fece Viaggio a Tulum, il primo fumetto. Poi dopodiché un giorno mi disse, ma facciamo un altro, io sono recitato, Federico, facciamo un altro, e lui mi disse, guarda, mi diede a Corso d'Italia la sceneggiatura del Mastorna, che era preceduto da una lettera di 40 pagine prima di Laurentiis, in cui raccontava questo film. Poi c'era la sceneggiatura. Mi disse, leggilo e vediamo se c'è qualcosa di buono. Io la lessi, era una sceneggiatura pazzesca, perché era tutta una sceneggiatura sull'aldilà. E allora disse, guarda Federico, dice, segnati le scene che ti piacerebbe che trasformiamo a fumetti. Disse, guarda, ti dico, io scelsi ovviamente alcune scene, lui ne scienziato, insomma, poi ovviamente facevo tutto Federico, io facevo da testimone tra questi due grandi artisti che si lavoravano insieme. E il Mastorna si trasformò dal Viaggio di Mastorna, come giustamente tu l'hai detto, dal Viaggio di Mastorna detto Fernet. Era un viaggio nell'aldilà, era uno che un viaggiatore che andava a finire davanti al Duomo di Colonia, stava viaggiando in aereo, finiva davanti al Duomo di Colonia, e poi a un certo punto dell'inizio della storia si accorgeva, dopo alcuni accadimenti molto straordinari, si accorgeva che era finito nell'aldilà, dall'altra parte, dove accadevano delle cose curiose, degli spettacoli presentati da Pippo Baudo, dei treni a 6 piani che aveva immaginato con Dino Buzzati, su cui c'erano i fratelli Marx, immaginava una ballerina che partoriva mentre ballava, insomma delle cose che solo l'immaginazione di Fellini poteva immaginare in quella maniera lì. Dopodiché gli dissi, ma perché non l'hai fatto? Dice, ma se sai, una storia, in realtà poi Fellini in qualche modo l'aveva fatto, perché aveva seminato tante scene che aveva immaginato in tutti i suoi film, e questo è il film non fatto più famoso della storia del cinema. Il volto del Mastorna, esattamente come il suo film, attraversò varie fasi. Ce le può raccontare? In primo tempo voleva che avesse la faccia, questo Mastorna, la faccia di Edgar Allan Poe. Poi voleva che avesse la faccia di Marcello. Poi alla fine scelse Villaggio, il quale, dopo la voce della Luna, chiaramente questo, venne convocato a Cinecittà e lo vestì da clown. Esattamente lo vestì, lo combinò, gli diede... Perché Manara doveva avere un punto di riferimento preciso, fece fare le fotografie, mi ricordo, da Donata Scalfari, e mandammo queste foto a Milo. Il Villaggio se n'è accorto dopo che aveva fatto tutto quello, serviva per un fumetto, perché Fellini non gliel'aveva mai detto, insomma. Era diventato Mastorna, tanto è vero che il titolo poi divenne Il Viaggio di Jim Mastorna detto Fernet, come se, perché il nome che poi lui scelse era una citazione ad un clown. E così questa è la storia. Dopodiché cosa successe? Successe che
un grafico, Manara aveva scritto la parola fine che indicava fine della prima puntata, e un grafico era convinto che fosse la fine del fumetto, che durava solo 26 pagine. Allora Fellini, che era molto scaramantico, disse: vabbè, allora si vede che la storia è finita qui. Dice: adesso poi troveremo altre due storie brevi. Perché ricevette una telefonata da Ermanno Cavazzoni, quello che scrisse appunto il poema dei lunatici, da cui è stato tratto la voce della luna, e che gli disse: ma guarda, è un racconto perfetto, dice, c'è un finale così perfetto, così straordinario, perché finiva quando lui appunto capiva che era finito nell'aldilà. Insomma, ecco, tutto qui. C'è una fantastica intervista al critico cinematografico Tullio Chesi, cioè dove appunto il critico afferma che il tempo con Federico Fellini fu ciclico, poiché egli incominciò come bozzettista a Marco Aurelio e terminò la sua filmografia con due fumetti. Tullio Chesi ci ha detto una grande verità. Milo Manara, per Federico Fellini, era operatore, scenografo, costumista, tutto. Io lavoravo con Fellini nel sabato e domenica, perché mandavo i fax, che poi Federico, i fax che schizzava per il Mastorna, no? Perché disegnò quasi tutte le pagine del Mastorna, che poi Milo realizzava. E ci fu una lavorazione lunghissima che durò quasi un anno, perché Manara, Fellini disegnava questa. Fellini dovevano mettersi d'accordo sul tipo di colorazione che avrebbe avuto questa storia, perché Fellini non voleva che ci fossero i colori squillanti di Viaggio a Tulum, ma voleva dei colori un po' più opachi, un mondo dell'altilà, certo. E Mino Manara si inventò una cosa geniale, che era l'acqua tinta, che Federico volle un'acqua tinta colorata. Infatti, se si guarda il fumetto, ogni tanto si vede delle striature di verde, di giallo, di viola, insomma un lavoro molto artisticamente proprio molto bello, proprio quel cinema pittorico che Fellini cercava, lo cercava anche quando faceva i fumetti. C'è un aneddoto su Piazza San Giovanni che secondo me esprime tutta la magia e la voglia di sorprendere che Federico Fellini aveva nei confronti della vita. Ci puoi raccontare l'aneddoto sugli folk? E questo incontro me l'ho raccontato Fellini e me l'ha raccontato Lee Folk, perché poi ho avuto la fortuna di intervistare Luca Lee Folk, l'inventore di Mandrake e dell'Uomo Mascherato, che erano due film, due fumetti importantissimi nella storia di nella passione fumettistica di Federico, una passione fumettistica che non ha mai abbandonato Fellini. Fellini ha letto i fumetti fino alla fine dall'inizio alla fine della sua vita, l'hanno sempre accompagnato come la letteratura. Era letteratura disegnata per Fellini, il fumetto, come giustamente l'aveva definita parte. E dice che insomma una sera stavano girando, credo fosse La dolce vita, credo fosse La dolce vita, a un certo punto arrivò Lee Folk a Roma e chiese di incontrare Fellini. Fellini era tra l'altro portava con sé una tavola di originale di Mandrake che voleva appunto regalare, omaggiare a Fellini. Fellini, sapendo di questo incontro, fece una cosa straordinaria. Cioè, lo gli diede appuntamento a mezzanotte e aveva fatto nel frattempo, illuminato con dei fari cinematografici, quelli potenti, brutti, come si diceva una volta, la facciata di Piazza San Giovanni, di San Giovanni Laterano. A un certo punto arriva Lee Folk, grande uomo, poi ricordiamoci sempre che Mandrake aveva conosciuto il titolo The Magician, il mago. Certo. Allora Federico Fellini a un certo punto disse: adesso voglio farti io una magia. Era tutto buio, improvvisamente disse una finta formula magica, fece un accenno con una bacchetta e si accese tutto Piazza San Giovanni. E lasciò attonito Lee Folk, che rimase stupefatto, e lui gli regalò questa tavola dove praticamente si vedeva un po' anche Fellini, c'era un omaggio a un Fellicino, un Fellini in ombra in questa tavola vicino a Mandrake,
Dopodiché Lifolk mi raccontò la stessa cosa, l'ammirazione, il rispetto e l'ammirazione che aveva nei confronti di Federico Fellini, che scrisse anche nella dedica della tavola originale che dedicò a Federico. Un anno prima della morte, Fellini, per un giorno del mio compleanno, mi regalò questa tavola e mi scrisse dietro come dedica al carissimo Vincenzo, col permesso di Lifolk, dal liceale Federico Fellini, perché lui sosteneva che io e lui avevamo un'amicizia come di due liceali, come due compagni di scuola, era stato il segno della nostra amicizia. Tra questi due compagni di scuola io avevo sempre la merenda migliore, sosteneva. Marcello Mastroianni aveva un sogno, quello di realizzare un film sul Tarzan. Può parlarci di questo progetto? Io ho assistito diverse volte, siamo andati a cena, a pranzo con Marcello e Federico, dove Marcello gli chiedeva sempre: ma perché non facciamo un film su Tarzan da vecchio? Perché lui, la sua passione, la passione di Marcello Mastroianni era Tarzan, e voleva fare un film come Tarzan, protagonista lui, Marcello, invecchiato, quindi con tutte le artriti, i reumatismi, con tutto quello che si portava con sé, la vecchiaia di un uomo che era stato nella giungla per tanti anni. E dice: volevo raccontare appunto la storia di Mandrake. Federico si metteva a ridere e dice: chissà che non lo facciamo. Intanto aveva fatto diventare Mandrake, che era già un passo avanti enorme, insomma. Abbiamo parlato nel capitolo precedente del sogno realizzato, cinematograficamente parlando, di Marcello Mastroianni, ovvero il progetto sul Tarzan. Per quanto riguarda invece il maestro Federico Fellini, quali furono i suoi sogni nel cassetto? È grave che un regista come Federico Fellini non abbia potuto lavorare negli ultimi 4 anni della sua vita, perché i progetti ce l'aveva. Uno su Venezia, uno sull'attore, anzi quello che voleva fare più. Si chiamava Attore, era un documentario come intervista però dedicato all'attore. E tra gli altri voleva intervistare ovviamente Mastroianni, Salvo Randone, che considerava Salvo Randone il più grande attore capace di prendere l'applauso alla fine della rappresentazione scenica. Voleva finalmente fare interpretare un ruolo a Sofia Loren in questo film per la TV dedicato all'attore, questi film come intervista per intenderci. Lo conosco, signor regista, ecco, questa era la serie. Ma sono tante le combinazioni, un po' i produttori che ovviamente pensavano che un film di Fellini costasse caro, invece lui alla fine della sua vita era proprio, cercava di lavorare con troupe leggere, come ha fatto per intervista, un po' perché le istituzioni culturali di questo paese non sono stati capaci di garantire a Federico Fellini di fare un film. È come se tu avessi avuto un grande pittore come Picasso e l'avessi tenuto in panchina. Ecco, questo è quello che è avuto negli ultimi 4 anni della vita di Fellini. Per fortuna il fumetto, per fortuna i 3 spot che ha fatto, che sono tra l'altro bellissimi, tratti dai suoi 3 sogni, le hanno permesso di fare delle cose belle e importanti. Nel finale di 8 e mezzo si recita: la vita è una festa, viviamola insieme.
Ecco, ci può raccontare della grande festa tenuta all'Oscar in occasione dell'Oscar alla carriera a Federico Fellini nel 1993? Fellini era contentissimo che a consegnare l'Oscar alla carriera fossero Marcello Mastroianni e Sofia Loren, che si ritrovarono apposta a Los Angeles, al Kodak Theater per questa occasione, per questo avvenimento. Io mi ricorderò sempre questa scena. Quando si va, il vincitore dell'Oscar deve passare da quattro grandi stanzoni: lo stanzone dei fotografi, quello delle radio, quello della carta stampata, e poi finalmente arriva allo stanzone dove c'è la televisione. Gli fanno dire una battuta di commento con il premio ricevuto. Io lo aspettavo dietro le quinte di questo salone, perché eravamo d'accordo così. È arrivato Marcello Mastroianni per primo. Dice: Vincenzo, dimmi cosa mi posso nascondere per fumarmi la sigaretta. Marcello fumava. Era stata anche un'emozione grande per Marcello. Dice: ma hai visto che cosa bella, come era stata meravigliosa Giulietta? Insomma, Marcello era commosso. Federico Fellini. A un certo punto poi vedo in lontananza arrivare Federico sotto braccio a Giulietta, che teneva in mano l'Oscar alla carriera di Fellini. Era molto elegante, poi bellissima Sofia Loren. E quando è arrivato io gli ho detto: Federico, che bella festa, Sofia, ah, vincitore in serie, che bello, eh. E a un certo punto Federico dice: guarda, Sofia Loren, dice, guarda, hai visto che bella balconata che ha? Questo, che bella primavera, diceva di Sofia. E così, insomma, e però quando poi tornavamo da Los Angeles a Roma, certo sarebbe bello che tu la coinvolgessi. Dice: guarda, io ci ho pensato, e aveva pensato, come ti dicevo, di utilizzarla nel film attore, voleva fare una parte nel film attore, perché la riteneva una grande protagonista del cinema mondiale, aveva una grande stima per lei. Come si è detto all'inizio di questa intervista, su Federico Fellini sono stati scritti numerosi libri. Se lei dovesse consigliare a un giovane uno o più libri per capire veramente Fellini, che libri consiglierebbe? Sì. Chi vuole capire bene Fellini deve leggere il libro che ho citato prima, fare un film, e deve leggere il diario, il libro dei sogni, sì. Quello che è stato pubblicato postumo, che è stato introdotto da Tullio Kezis. Io ho scritto una postfazione. Che quei due libri dei sogni che Fellini dall'inizio degli anni 60 cominciò a trascrivere e a disegnare i sogni che faceva. Li ho avuti in casa mia per una settimana, proprio perché dovevo scegliere i sogni che avevo pubblicato sulla rivista Il Grifo. E devo dire che questi sono i due codici felliniani assoluti, e come per il codice da Vinci, se vogliamo fare un paragone, diciamo, diciamo letterario. E il codex leonardesco, oppure ancora di più quel codice leonardesco, ecco, quelli sono i due codici da cui attingere per capire ancora di più quella che era l'arte di Federico Fellini, quello che era il suo modo poetico, pittorico di approcciare all'immagine, che il movimento, alla parola, che doveva farsi cinema, doveva farsi tutto quello che aveva nella testa. In quel bellissimo labirinto in cui ci si perdeva volentieri. Una volta Biagi mi disse una cosa molto bella: noi siamo stati fortunati ad essere stati contemporanei di Federico. E ti parlo di Enzo Biagi, che era un grande amico di Federico, a cui Federico voleva molto bene, che voleva bene a Sergio Zavoli. Insomma, siamo stati veramente fortunati ad averlo conosciuto, perché parliamo di un genio straordinario. Insomma, io un altro come Federico Fellini nella mia vita non l'ho conosciuto, e probabilmente sicuramente non lo conoscerò un altro.
Si è parlato per tutta l'intervista di musica, cinema e fumetto. Lei, che è l'ideatore di Dore Jacolp, ci può dire che cosa sono per Vincenzo Mollica la musica, il cinema e il fumetto? La musica, il cinema e il fumetto per me sono tre vasi comunicanti. Sono tre arti maggiori, voglio dire, perché molti hanno considerato spesso la canzone e il fumetto arti minori. No, non è vero, sono arti che hanno pari dignità con la letteratura, il cinema, la pittura, eccetera. Quindi sono tre vasi comunicanti e la mia vita, nella mia vita, nella mia biblioteca di casa, la strada sta insieme ai fratelli Karamazov di Dostoevskij, alla ballata del mare salato di Ugo Pratt, a Zanardi di Andrea Pazienza, a Tutto ricominciò con un'estate indiana di Mino Manara, insomma, insieme a Kafka, insieme ai libri di Camilleri, insomma, devono vivere tutti come vasi comunicanti, alle colonne sonore di Ennio Morricone, alle canzoni di Paolo Conte, di Francesco Guccini, di Fabrizio De André, insomma, potremmo continuare una lunga lista che ha alimentato la mia passione per l'arte. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Io porterò sempre nel mio cuore questa intervista. Quale invece delle tante interviste da lei realizzate è quella che porta nel cuore? Guarda, ti dico, tutte quelle che ho fatto con Federico Fellini. Perché non si sapeva mai come si cominciava, ma si sapeva sempre che quello che ti diceva, che ti avrebbe detto, in quello te lo saresti portato sempre come un sorriso in tasca nei momenti più brutti che avresti dovuto vivere. Ecco, quando sono dei momenti brutti, mi ricordo volentieri le parole di Federico Fellini e il sorriso mi ritorna subito in faccia. Mi lasci fare un'ultima considerazione. Io penso veramente che l'empatia sia uno dei pregi più grandi dell'essere umano e lei, oggi, accettando questa mia intervista, ha realizzato il sogno di uno sconosciuto, ma soprattutto ha condiviso con me una delle cose più importanti che abbiamo, ovvero i nostri ricordi. Quindi io la ringrazio veramente di cuore per il tempo che mi ha dedicato e spero di risentirla quanto prima. Le mando un caloroso abbraccio e la ringrazio ancora di cuore.